Allora, caro professor Bruno, buongiorno, è un po' che non ci vediamo, la ringrazio molto per essere qui con noi oggi. Immagino qual è la gioia sempre, ma forse in questo momento è moltiplicata per un medico di riuscire a salvare una vita umana. E questa vita umana che era anche abbastanza importante per il paese, abbastanza simbolica, no? Sì, sicuramente per un medico salvare una vita è veramente un momento incredibile. Sta di fatto che questo, grazie a Dio, è stato fatto su tanti pazienti. Come giustamente dice lei, Mattia era diventato un po' un simbolo. È stato un lavoro di squadra, a partire dai colleghi di Codogno, che sono stati bravissimi, i miei colleghi della terapia intensiva di Pavia, e poi noi abbiamo fatto anche il nostro pezzo. Sicuramente per noi era importante perché è diventato un simbolo del fatto che da questa malattia si può guarire. Senta, a proposito di Codogno, a me mi ha molto colpito una parte di questa storia di Mattia, che è stato un anestesista di Codogno che gli ha fatto la prima diagnosi quando era quasi un azzardo fargli la diagnosi di Covid-19, giusto? Sì, assolutamente. Io veramente mi vorrei complimentare con la collega di Codogno, che è stata veramente molto brava a pensare alla possibilità che Mattia potesse avere il Covid-19. Sicuramente lei è stata veramente molto brava, mi congratulo perché non era facile avere questo tipo di intuizione. Senta, professore, c'è un pezzetto della testimonianza di Mattia che ci colpisce molto tutti, è inutile che io lo neghi. Quando lui dice che sono stato molto fortunato, perché sono stato curato presto e bene, diciamo, tra virgolette. Cioè, la domanda che ci facciamo oggi, per come stanno i nostri ospedali, per il livello, diciamo, di pressione che avete, la cura che ha avuto Mattia, siete in grado di garantirla anche a tutti gli altri? In questo momento assolutamente sì. Il nostro appello, per noi sono tutti pazienti uno, e in questo momento l'appello accorato che tutti fanno di rimanere a casa per evitare nuovi contatti è proprio questo. Io l'ho detto anche l'altra volta quando sono stato vostro ospite, se noi diminuiamo i contatti riusciamo a gestire un flusso ordinato di pazienti presso le strutture sanitarie, quindi a garantire lo standard di qualità e di cura che abbiamo avuto e che abbiamo su tutti i pazienti in questo momento. Ovviamente se aumenta in modo incredibile l'affollamento, questo ovviamente potrebbe diminuire, ma io sono fiducioso perché questi 2 giorni vediamo un piccolissimo spiraglio che ovviamente ci dà una grande carica. Infatti, ma tra l'altro quella cosa che lei ha detto secondo me è molto importante, la voglio sottolineare in rosso perché è quello che pensano tutti i medici che fanno questo mestiere col cuore e con la testa, come professor Bruno, siamo tutti pazienti uno, è molto importante questo da dire ed è il motivo per cui io chiedo davvero, tornando alla parte precedente della puntata, tornando alla testimonianza della vice sindaca di Brescia, che ci sia anche un lavoro per chi sta a casa, perché come quando arriviamo in ospedale guardiamo negli occhi un medico come Raffaele Bruno e ci sentiamo davvero di essere in quel momento la cosa più importante del mondo per loro, così chi rimane a casa e chi questa malattia la fa a casa, perché per grazia di Dio non deve essere ricoverato, deve sentire la stessa cura. È giusto, professor Bruno? Assolutamente, noi riceviamo, per fortuna abbiamo i pronto soccorsi affollati, ma una quota parte di questi pazienti, grazie a Dio, ritorna a casa e riesce a gestire a casa la malattia. Questa è una malattia terribile, non solo per la sua complessità, perché ovviamente la nostra curva d'apprendimento purtroppo la stiamo facendo con i malati, ma immaginate un povero vecchietto che si arrivare a casa delle persone mascherate che lo prendono. Poi arriva qua e trova delle persone che sono ancora più coperte e quindi non si crea quell'empatia che normalmente noi abbiamo con i pazienti. L'unica cosa che ci collega al paziente è lo Gli sguardo, quindi è occhi. una cosa veramente terribile. Queste persone poi non hanno nessuno, non hanno viste, non hanno parenti, quindi quello che a noi medici ci colpisce ancora di più è questo stato di cose, perché è difficile avere un rapporto costante e continuo con i malati, nel senso che per questioni epidemiologiche entriamo il giusto e necessario in Mille le stanza. immagini. Quindi è terribile questo No, mi approccio anche mettete le immagini psicologico verso i delle tute che pazienti. si mettono i medici, perché ha perfettamente ragione Bruno, questo è un grande tema. Il tema della solitudine dei malati l'abbiamo già visto nella prima parte della puntata, di quanto sia dura, ma anche il fatto che i medici a cui ti aggrappi con speranza e con forza, li vedi dagli occhi, li vedi da quella
armatura praticamente e ti aggrappi ai loro occhi. Pensate che pezzo questo importante anche psicologicamente di questa malattia che stiamo ahimè scoprendo. Prego, professore. Non si può fare un sorriso ad un paziente, non si può trasmettere con l'empatia quello che tu vorresti trasmettere a persone che sono impaurite. E poi il contatto dura il giusto necessario per fare la vista o per fare un prelievo, per fare un'altra cosa che vorrei dire, me la lasci dire, io vorrei fare un grandissimo applauso a tutti gli infermieri, perché gli infermieri sono una risorsa straordinaria di questo paese. Gli infermieri stanno facendo un lavoro incredibile. Credetemi, lavorare con quelle tute non è facile e gli infermieri lo stanno facendo anche più di noi medici. Quindi veramente un plauso incredibile. La ringrazio, ci uniamo a questo plauso, a questo enorme grazie agli infermieri che lavorano, bisogna essere poi sinceri, in questo paese lavorano in condizioni difficili, sono pagati poco e fanno un lavoro straordinariamente importante. Quindi davvero il grazie di cuore di tutti noi. Stiamo vedendo delle foto pazzesche da film di fantascienza, ma esattamente il modo in cui i medici lavorano in questo momento.